Intorno, penso agli anni 20 o 30 negli Stati Uniti. Sai, c'era Andrew Carnegie. Andrew Carnegie stava facendo così tanti soldi, ha accumulato così tanta ricchezza in un breve periodo di tempo, che il governo degli Stati Uniti aveva iniziato a pensare che stesse facendo qualcosa di illegale. Così lo interrogarono. Poi, dopo aver controllato tutto, videro che non c'era davvero niente di sbagliato nei suoi affari. Poi gli chiesero: «Come fai? Come fai a fare così tanti soldi?» Andrew Carnegie disse: «Vedete, posso prestare attenzione a qualcosa, un'attenzione irremovibile a qualcosa, fino a 5 minuti per volta. Qualcuno di voi può farlo?» Così pensarono: «Che problema c'è con 5 minuti?» Così organizzò un esperimento e scoprirono che nessuno di loro poteva mantenere la propria attenzione per più di 5 o 10 secondi. Attenzione assoluta, va da tutte le parti. Se l'attenzione umana è su qualcosa, ogni porta dell'universo si aprirà se l'attenzione è sufficientemente acuta e sufficientemente intensa. In questo momento le persone vanno in giro parlando dei loro deficit di attenzione come se fosse una qualifica. No, l'attenzione umana è vitale. Dove non c'è attenzione, niente darà frutto per quell'essere umano.